Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo LL Lunedì, letto, leggendo e leggerò, il mio aggiornamento di lettura settimanale in cui vi dico che cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro. Prima di cominciare devo come al solito dirvi che giù in descrizione i libri che mi sono piaciuti hanno il link di affiliazione Amazon, se comprate da lì a me arriva una piccola percentuale, però non costa nulla. Tra l'altro, se voi passate da quei link e comprate anche cose che non c'entrano niente con quello che io vi ho linkato, comunque a me arriverà una piccola percentuale, giusto per dirvelo. Così io sto a posto, sto parata dal punto di vista legale. Alla fine del video vi farò una domandina in cui potremo rispondere e chiacchierare giù nei commenti insieme. Iniziamo dall'audiolibro. Sì, iniziamo prima di tutto dall'audiolibro. Ho finito Clara e il sole, sono nera, è finito in un modo ridicolo. Non posso dirvi niente perché sennò si capisce che cosa succede. Io sono una persona troppo razionale per queste cose, non sopporto l'idea che sia riuscito a inserire un androide che di tutto fa una religione del sole. È ridicolo, è una palla di fuoco, non è una divinità. Sì, cioè veramente voi create gli androidi e non gli mettete le basi della scienza dentro? È un'intelligenza artificiale, dovreste come minimo insegnargli la realtà. Invece no. Quindi il sole è un dio, siamo nell'Egitto, boh, non lo so. Questo libro va un po' contro tutto ciò che io reputo reale e realistico. Io non sopporto comunque tutti questi fanatismi religiosi in generale, figuriamoci in un robot, però diciamo l'idea è molto originale, il libro è decisamente troppo lungo, molto 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 ripetitivo, a un certo punto non ce la fai più e dici ti prego, dice che deve succedere, punto e basta. Anche perché, vabbè, il robot fa cose stupide e la gente gli va appresso. E la cosa strana è che lo sanno che questo genere di robot è superstizioso. Io dico, di tutte le cose che potevi inserire in un androide, metti la superstizione? Siete i più furbi del paese, sul serio, veramente? No, complimenti, una medaglia. Vabbè, ho letto Per la causa delle donne della Montessori. È stato carino vedere una sorta di, come si dice, crossover episode, perché lei aveva a che fare anche con tutte le suffragette inglesi e quindi con, vediamo se me la ricordo, aiuto, non mi ricordo, Lady cosa? No! Lady Aberdeen, non so se avete visto il film delle non so se avete visto il film delle Non so se avete visto il film delle suffragette in cui Lady Aberdeen è fatta proprio da Mary Streep, perché era la più importante femminista dell'epoca e grazie a lei è arrivato il suffragio universale, eccetera. Quindi è davvero tanto tanto interessante vedere come tra di loro riuscissero a parlare. La Montessori ci racconta di una colazione che lei ha fatto da Lady Aberdeen, del fatto che la regina Vittoria ha voluto incontrarle e tutto quanto. Però è un po' povero, cioè nel senso, essendo un libro molto vecchio dell'Ottocento, che la Montessori è 1870-1952, è un femminismo un po' di base. Alla fine è più egualitaria che femminista. La Montessori lo dice proprio che lei vuole semplicemente l'uguaglianza, vuole che nel mondo di tutti i giorni le mamme siano anche lavoratrici, così che i bambini vedano le madri non come oggetti a cui succhiare la vita, ma come donne che possono, che hanno una loro ragion d'essere, un motivo per cui nella società sono importanti anche loro, non solo come riproduttrici. Ed è importante che le donne abbiano la stessa retribuzione degli uomini. Bello, sono passati più di 100 anni, non ci stiamo ancora arrivati, ma ehi, prima o poi, boh, vabbè, non pensiamoci, non pensiamoci. È un po' faticosetto da leggere, sono tanti discorsi, uno è proprio sul fatto che dobbiamo avere il diritto al voto, uno è sul congresso di Londra, un altro è un discorso che lei ha tenuto, se non sbaglio, all'università di Bologna e che è stato ripreso dai ragazzi che stavano lì. Sul diritto di voto, quando hanno fatto la discussione parlamentare, c'è addirittura chi ha detto, eh sì, vabbè,
diamo il voto alle donne, però ci sono le sgualdrine, però ci sono le ballerine e mica possiamo dare a loro anche il voto. E quindi, poiché non tutte le categorie di donne, non tutte potranno entrare a far parte dei diritti politici, non le ballerine, le chanteuse, ma veramente le ballerine, le chanteuse, più ancora le altre donne non apertamente nominate, esistono perché gli uomini le vogliono. Esse sono appunto il segno più doloroso della nostra schiavitù. Quelle categorie di donne, tutto il proletariato dell'amore e del sesso, sono, diciamo così, il vino, ma l'uomo è l'alcolista. È l'uomo che osa considerare oggetto di piacere un essere umano, che dovrebbe apparire sacro come il tempio di procreazione della specie. Questo intendo come pensiero retrogrado un po' antico, no? Dire no, la donna è la procreazione della specie. No, nel senso, quello è un essere umano, non è un tuo schiavo, non è che devi pagare per fare cose con quello. Non è un oggetto. Tra l'altro, ma che per di? Cioè, gli uomini possono votare tutti a prescindere dal lavoro che fanno, a prescindere dal fatto che siano moralmente inadeguati, e una prostituta non può votare perché non è un essere umano la prostituta? E questo è il motivo per cui loro vanno prostitute, perché tanto non sono esseri umani. Disgustoso. Comunque alla fine il voto ce l'abbiamo, e ricordo a tutti e a tutte che è sempre il caso di andare a votare, anche soltanto perché prima non potevamo, soprattutto noi donne. Ad ogni modo, ho finito i racconti di Pietroburgo di Gogol. Sono molto interessanti, ovviamente, sono un grande classico, non è il mio russo preferito, decisamente no. È interessante come abbia preso gli ultimi, le persone che si sentivano più sole all'interno della società, soprattutto pittori, artisti, ma anche impiegati, persone che erano bloccate nei loro uffici. Molto come Dostoevskij alla fine, perché entrambi parlano degli ultimi. Dostoevskij è successivo a Gogol e ovviamente si rifarà tantissimo agli impiegati di Gogol. La cosa interessante è che abbiamo il denaro sempre come motivazione primaria per la perdizione, il denaro è il demonio, eccetera, eccetera, quindi le solite cose, ma i nostri protagonisti arrivano al denaro sempre in modi particolari, appunto uno che in un cappotto trova dei soldi, oppure un altro che in un ritratto, nella cornice del ritratto, trova una fortuna e quindi grazie a quello riesce a fare delle cose che porteranno a una spirale discendente a problematiche serie. Mi è piaciuto? Boh, non mi è dispiaciuto. Comunque non l'ho letto in tantissimo tempo. Certo, l'edizione fa schifo perché è scritta troppo piccola per i miei occhi, ma sono quisquiglie, problemi minimi. Non mi è piaciuto assolutamente all'inizio nella Prospect Nevskij che i protagonisti maschili sono due e inseguono le donne. Questo mi ha fatto ricordare che in generale c'è nei libri russi che uno vede una donna che gli piace e la insegue fino a trovarla, fino a vedere dove abita, eccetera. Stalking, raga, stalking. E uno dei personaggi della Prospect Nevskij insegue questa ragazza perché è la più bella del mondo, no? Mi sono innamorata a prima vista. Queste sono stupidaggini, sempre per quello che vi dicevo anche per Anne-Mélin Nothomb nelle settimane precedenti. Io non sopporto quelli che si basano solo sull'aspetto fisico. Inizia a farsi dei viaggioni mentali su lei è pura, lei è meravigliosa, la purezza e intelligenza. No, assolutamente no, ma proprio no. Però vabbè, siamo nell'Ottocento, erano moralisti per forza, vabbè. Oddio, devo rispondere. Non so che cosa stavo dicendo. Va bene, con calma e sangue freddo, che comunque non è che mi sia piaciuto troppo. Ecco che gli uomini inseguono le donne, si fanno questa film mentale in cui lui inala è purissimo e finisce che è una baldracca. Sta in una casa chiusa e lui sbrocca, no? Perché, oh mio Dio, no, una baldracca, oh mio Dio. Poi sembra, da come viene descritta, una baldracca consapevole. Cioè, è una di quelle che si diverte. Legittimissimo, già proprio per quanto mi riguarda, puoi fare come ti pare, se ti diverti meglio. Poi tra l'altro è buffo che stiamo parlando sempre dello stesso contesto, da Montessori a questo, ma c'è sempre un fil rouge sullo sfruttamento della donna o non sfruttamento e decisione personale. Ad ogni modo, stavamo dicendo che mi urta il sistema nervoso che lui inizia a fare i film, che la sogna, che si droga di oppio pur di sognarla, e poi va da lei convinto di che il suo film mentale sia giusto e gli fa: no, perché io ti sposo e tu non farai più questa vita e starai sempre con me e lavorerai e non dovrai stare a fare questa roba qua, ma cucirai accanto a me mentre io dipingo. Quello gli fa:
Ma che vuoi da me? Ma chi ti si beve? Cioè, ma vattene! E un'altra prostituta fa: no, no, io vengo con te. E effettivamente lì hai anche le due nature, no? Magari lei voleva fare quella vita e un'altra no. Ma lui è stupido, cioè, è stupido. Io odio questa cosa, che è anche il modo di fa di Petrarca, di Dante, la donna Angelica. Si fanno tutti questi film mentali, magari con quella manco ci hanno parlato, a quella di loro non gliene frega niente. Però allora, no, perché è un angelo, no, perché è un angelo. E magari rutta come uno scaricatore di porto ed è liberissima di farlo. Quindi, visione della donna, zero, perché lo dice pure nella postfazione, è tipo super angelicata, la donna è qualcosa di incredibile. Lui non ha avuto nessun genere di relazione che sia arrivato fino a noi, quindi si pensa addirittura che fosse omosessuale, ma queste sono quisquilie, cose che non hanno alcun peso nella questione. Il fatto è che non si è sposato, pare non avesse relazioni, è palese che non ci capisce niente di femmine, secondo me, non ci capisce niente. Ma veniamo leggendo. Come al solito stiamo leggendo insieme Papyrus, andiamo sempre più avanti, è un libro super interessante e ogni volta che facciamo la live sono felice perché mi piace proprio leggerlo insieme a voi. Vi lascio sulla playlist in cui lo stiamo leggendo. Dopodiché ho iniziato Quel che c'è nel mio cuore di Marcela Serrano e parla al mio cuore fin troppo. C'è una dinamica che io ritrovo anche in casa, cioè nel senso. La protagonista ha un fortissimo senso di inferiorità nei confronti della madre, perché la madre è un fenomeno, perché la madre è eccezionale e allora quindi ti senti una nullità. La madre, qualsiasi cosa arriva, la prende con entusiasmo, con spirito di iniziativa, è molto propositiva verso gli altri dal punto di vista politico, è molto impegnata, estroversa, e invece la figlia il contrario. E ha descritto un po' la mia situazione familiare, cioè mia madre e ma anche mia nonna, le donne della mia famiglia in generale sono delle supereroine e io di solito mi sento ma neanche la metà del loro supereroinare, che è sbagliato, cioè nel senso questa narrazione della superdonna dovrebbe finire, cioè perché ci fa sentire comunque inadeguate, ci fa star male, non è, cioè se loro hanno intenzione di vivere così va benissimo, il fatto è che non tutte possiamo vivere come delle supereroine, a me in realtà il mondo fa paura, quello che succede fa paura, non prendo niente mai con leggerezza e con presa bene, come invece fa mia madre e fanno altre persone che conosco. E quindi qui dice proprio: mia madre è una gran donna e io sono una donna normale. E questa consapevolezza suscita in me sentimenti contrastanti. Fra l'ammirazione che nutro per lei e il rifiuto più totale si apre un ventaglio di piccoli sentimenti, ricchi di sfumature e non tutti apprezzabili. Allora mi domando, il risultato sarebbe stato identico se fossi appartenuta all'altro sesso? Infatti, alcune donne, tranne mia madre naturalmente, sono vittime di qualcosa di terribile che impedisce loro la conquista del coraggio. Perché abbiamo tanta paura di quello che non è sicuro? Perché desideriamo navigare soltanto in acque calme e piatte? Che cosa ci hanno fatto al principio dei tempi per spingerci ad accumulare tanta paura? Sono sicura che a volte il presente mi è sfuggito di mano, per paura, e si è lasciato sedurre dal buonsenso, il peggiore di tutti i sensi. E ci racconta del fatto che lei è terrorizzata dal far trasparire le emozioni, dal far vedere agli altri che sta male o dal qualsiasi forma di esteriorità dei sentimenti, si reprime continuamente e cerca di essere il più razionale possibile. Ho il terrore di continuare a leggere questo libro. Perché sono io, e quindi niente. E questo deve essere, se mamma vedrà questo video non deve sentirsi responsabile minimamente di questa roba, però è interessante vedere che le super mamme poi creano lo stesso genere di scompensi, ma alla fine se la mamma fa schifo, allora perché fa schifo? Se la mamma è troppo brava, perché la mamma è troppo... poi sempre colpa della madre. Flusso di coscienza. Veniamo a leggere... Ah no! Sto ascoltando Il mare non bagna Napoli, una raccolta di racconti. Il primo racconto c'è questa bambina che gli mancano 9 decimi
quindi è cieca e non le vogliono comprare gli occhiali perché sono troppo poveri. E poi, vabbè, ma tanto a te che te frega! Invece che chiedere dei soldi, trova un modo per risparmiare e fai in modo che tua figlia non sia cieca. No, 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 chi se ne frega, tanto a che te serve leggere, a che te serve guardare, a che te serve vedere la miseria fa schifo, sta città fa schifo, è meglio che non la guardi. E il secondo racconto ci parla del dissidio interiore di una donna che è un po' destinata a fare la zitella della famiglia che va a prendersi cura di tutti. Orribile, angosciante, triste, anche questa cosa del sud della sorella zitella che non era libera di fare quello che voleva, ma doveva stare dalla sorella sposata, al fratello sposato a fare la sguattera, è aberrante, ridicolo. E quello che mi schifa ancora di più è che dopo la pubblicazione di questa raccolta di racconti, Maria Ortese è stata costretta a lasciare Napoli perché a quanto pare il suo modo di raccontare la città era un insulto ai napoletani e quindi lei non poteva più rimanere in città, visto che aveva insultato la sua città. Ora, io vivo a Roma, d'accordo? Roma è una città piena di contraddizioni e problematiche, ma nessuno che si è permesso di parlare male di questa città poi è stato cacciato da qui. Sarà che siamo 1 miliardo di volte più grandi di loro, però se ci sono dei problemi e qualcuno ne parla, dovresti essere contento che ne parli, tanto più che sono molto reali. Non è che dici lei si è inventata cose, parlava della realtà di quel momento. Perché se veniva fatta sta cosa a Roma era realismo, infatti Moravia, infatti Pasolini, infatti tanti altri, lo vai a Napoli e ti costringono a lasciare la città, ma siamo impazziti? Io, boh, vabbè, comunque. Leggerò sarà La signora Dalloway di Virginia Woolf, l'ho già letto, lo sapete, vi ho fatto proprio il video in cui ve lo analizzavo tutto. Quando ve l'avevo analizzato però, io avevo letto la prefazione, avevo studiato tanti altri documenti, me lo ricordavo abbastanza, ma visto che stiamo seguendo i mattoni di Ilenia Zodiaco e li ho fatti tutti, devo andare su 6 su 6 e rileggermi anche questo, prendendo anche tutti gli appunti del caso, visto che all'epoca non avevo gli stessi strumenti che ho oggi. C'è anche un lasciato, ho provato a sentire su Storytel la piccola erboristeria di Montmartre, soltanto sempre perché è ambientato a Parigi. Era bellissima l'ambientazione a Parigi, ma la protagonista è una deficiente che crede ai cristalli, alla naturopatia, all'omeopatia, allo zodiaco, cioè qualsiasi cosa sia completamente irrazionale, l'omeopatia contro la medicina tradizionale, cioè un sacco di scemenze spirituali invece della realtà. Quindi ho detto no, non gliela faccio più, non gliela faccio più perché poi fa la ribelle in casa in cui la famiglia sono tutti medici, il padre è cardiologo, no perché, cioè io non voglio essere un medico con una scrivania in mezzo che impedisce al paziente di toccarmi e di avere un contatto con me. Oh, ma tu sei un medico, non è che sei amico suo, è normale che tuo padre faccia le visite allontanandosi dal paziente, anche per proteggersi, cioè i medici hanno bisogno di proteggersi da quello che devono vivere ogni giorno. Poi, vabbè, ognuno ha la propria idea, andava veramente troppo, troppo, troppo contro quello in cui credo. Non mi bastava neanche l'erboristeria a Montmartre, visto che lei era convinta che con le tisanine potevi curare l'ansia. Non voglio insultare nessuno, spero che nessuno di voi l'abbia presa male, ma è un lasciato, non lo toccherò mai più. Bene, questa è la mia piletta. Sono felice ogni settimana di riuscire a portarvi comunque qualche contenuto, di leggere insieme Papyrus. E la domandina di oggi è: in generale, sarei curiosa di sapere la vostra opinione su tutto quello di cui abbiamo parlato. Se vi è mai capitato invece, ecco, prendendo quello della Serrano, di leggere un libro che vi rispecchiasse così tanto da farvi paura? Da rispecchiare dei pensieri che voi non avevate neanche il coraggio di dire a voce alta e che avete ritrovato in un libro e avete detto: ah, ok, non sono sola! Che è poi il motivo per cui leggiamo veramente. Sono curiosa di sapere la vostra e ora non posso altro che augurarvi buona lettura.